I nuovi progetti sono sfide che ci appassionano e che ogni giorno ascoltiamo e condividiamo. Sono la nuova casa dove far nascere una famiglia. Sono percorsi di vita da mettere al sicuro. Sono le esigenze del nostro territorio che accogliamo ogni giorno. Dal 1955, solidità, fiducia, innovazione sono i valori che condividiamo con la nostra comunità, i clienti e i soci. Con chi insieme a noi fa impresa e costruisce il futuro. Abbiamo visto i sogni rinascere e diventare realtà. Dal 1955 siamo Banca Popolare, leader del territorio. Una banca solida che cresce ogni giorno. Banca Popolare del Cassinate. Facciamo crescere valori. Amici sportivi, buongiorno. Ma è Gianni Ranalde che vi parla dai microfoni di Mediacentro TV. Sedicesima qui al Gino Salvetti, sedicesima del campionato di Serie D, Girone G, Cassino Tor Sapienza. Vediamo le formazioni che scenderanno, stanno scendendo in campo agli ordini del signor Cosseddu della sezione di Nuoro, coadiuvato dai signori Lauro della sezione di Gubbio e dal signor Capasso, secondo assistente della sezione di Piacenza. Il Tor Sapienza schiera De Angelis, Cannizzo, Mancini, Panella, Santori, Dovidio, Tucci, Badagliacca, Rocchi, Ilari e Montesi, a disposizione del allenatore Solimina, dodicesimo Rausa, tredicesimo Anselmi, quattordicesimo Galli, quindicesimo Marra, sedicesimo Minelli, diciassettesimo Elia, diciottesimo Di Giovanni, diciannovesimo Bertini, ventesimo Mattia. Il Cassino invece schiera Della Pietra, Carcione, Giglio, Tribelli, Abreu, Centra, Tomassi, Orlando, Mazzei, D'Arbor e De Marco. A disposizione del signor Corrado Urbano, con numero 22 Trani, con numero 4 Cocorocchio, con numero 6 Onegro, con numero 7 Magliulo, con numero 14 Camarà, con numero 16 Miede, con numero 20 Drini, con numero 32 Reale e con numero 99 il rientrante Lombardi. È tutto pronto, stanno sprecando quelli che sono, diciamo, e il Cassino oggi, la prassi di ogni domenica, Cassino schierato con una maglia bianca alla destra dei vostri teleschermi, pantaloncini azzurri e calzettoni azzurri, mentre con una totale divisa verde il Tor Sapienza. Diciamo, il Cassino cambia panchina dopo anni e quindi sarà alla sinistra dei vostri teleschermi la panchina del Cassino. Come vedete, preghiamo la regia di voler dare qualche immagine, come vedete sulla pista del Gino Salvetti ci sono del materiale di risulta che praticamente è stata sventrata. Intanto inizia la gara in questo istante al fischio del signor Cosseddu. Dicevamo, dopo il temporale dell'altro giorno c'è stato un vero e proprio tsunami che ha recato dei danni alla struttura. Speriamo che si intervenga quanto prima, perché viceversa alle prime piogge la tribuna chiaramente non consente che sia impermeabilizzata al 100%. Entriamo in cronaca diretta. C'è un fallo laterale a favore del Tor Sapienza, se ne incarica il numero 2 Cannizzo, battuto già De Marco, respinge un difensore, poi Cassino in possesso di palla. Prova ad attaccare il Cassino.
nulla di fatto. Rimessa in gioco dal portiere De Angelis del Tor Sapienza. Intanto diamo anche lettura della classifica provvisoria del girone G. Al comando Turris con 35 punti, poi segue Ostia Mare con 31, unitamente al Sassari Latte Dolcio. Poi 29 La Torres, 27 Trastevere, 23 Latina, 22 Aprilia, poi c'è il Cassino con 21, Muravera 20, Artena 19, Portici 17 insieme all'Anusei, poi con 16 punti Arzachena, Florida con 15, Botoni 14, Tor Sapienza appunto 12, La Dispoli 11 e Fannarino di coda Anagni 9 punti. Siamo giunti al secondo minuto del primo tempo, 0-0 fra il Cassino e il Tor Sapienza. C'è da dare ancora qualche notizia, praticamente è venuto ad arricchire la squadra del Cassino il Giglio, Antonio Giglio, già veterano di questa squadra nell'anno della promozione in Serie D, poi ha avuto un trascorso a Bra in provincia di Torino e poi in Umbria. Quest'anno ha iniziato il campionato appunto in Umbria e per scelta di vita e anche per venire a dare una mano qui a Cassino, Giglio lo vediamo schierato nella formazione che Corrado Urbano oggi propone al pubblico del Cassino. Se vi ricordate, Domenico, c'è una punizione a favore del Cassino, chiaramente il capitano Carcione, Giglio di testa cerca di... E c'è un fuorigioco segnalato dall'assistente numero 2 dell'arbitro, quindi si riprenderà con una punizione per fuorigioco. Dicevamo, a differenza di domenica scorsa quando il Cassino ha imbattuto, no, seconda sconfitta consecutiva, c'è il rientro del portiere Luca Della Pietra, poi c'è Giglio, nuovo lo stesso, non giocava praticamente D'Arbor e qualche altro giocatore. Quest'anno no, questa domenica la formazione più o meno è quella che solitamente schiera. Manca Vincenzo Ricamato, uomo importante nello schieramento del Cassino, però già che ci sono stati due, tre rientri. Punizione a favore del Cassino per fallo su D'Arbor, battuto, controlla Tribelli, però la palla va sul numero 2 Cannizzo del Tor Sapienza. Buona l'iniziativa sulla corsia della sinistra del Tor Sapienza, però palla molto lunga, quindi fallo laterale a favore del Cassino. C'è una notizia di servizio, bisogna spostare una macchina Alfa 156 targa CV151TN, ripetiamo, con targa CV151TN, dà fastidio e quindi va spostata, grazie.
il Cassino in attacco, Corcione respinge la difesa del Tor Sapienza, riguadagna la palla il giovane Orlando, se preferisce appoggiare la palla a Centra, poi riceve ancora da Centra, ribattuta la palla della Pietra, appoggia su Mazzei, poi palla che va a Tiribelli che punta sull'avversario di testa, arriva con un attimo di ritardo, ruba palla De Marchi che si allunga la palla, poi guadagna un fallo laterale. Fallo laterale a favore del Cassino quando siamo giunti al ottavo minuto del primo tempo. 0-0 qui a Gino Salvetti. D'Arbor perde palla, D'Arbor poi la riguadagna, Centra. Tribelli controlla la palla, riesce a dominare, poi De Marco che cerca il cross, ancora De Marco, Mazzei, giro palla, poi Corcione non riesce a bloccare la palla, Abreu. Avanza il Tor Sapienza, contrastato da Tribelli, ancora in possesso di palla il Tor Sapienza, riparte Tribelli. Si allunga troppo la palla a Tribelli e la manda direttamente in fallo laterale. Tor Sapienza è terz'ultima in classifica generale, quindi è affamata di punti. Il Cassino deve vincere anche perché domenica, dopo le due sconfitte, questa Tor Sapienza è alla portata del Cassino che potrebbe, deve guadagnare i tre punti, anche perché domenica ci sarà uno scontro con la squadra al vertice del girone, appunto la Turris. Le partite vanno sempre giocate indubbiamente, però insomma sulla carta la favorita appunto è la capolista. Quindi è necessario, si rende necessario un punteggio pieno del Cassino per non subire, diciamo così, un ulteriore passo falso. In attacco il Tor Sapienza, gira Abreu, D'Arbor, scusate, Mazzei, si propone in avanti Mazzei, per Giglio, Tribelli, si allunga la palla, Tribelli comunque costringe l'avversario a mandare in fallo laterale. Battuto Giglio, riesce a girare la palla, poi a volo tenta il giovane Orlando alla conclusione, ma la direzione del pallone è dritta, anche se tesa, insomma, il tiro. Nessuna difficoltà per il portiere De Angelis. Respinge di testa, Centra, manovra il Tor Sapienza. Ancora il Tor Sapienza. Viene ammonito De Marco che colpisce
per esuberanza, non certamente un fallo intenzionale, il giocatore del Tor Sapienza, quindi viene ammonito, prima ammonito è De Marco, Francesco De Marco, classe 2003 del Cassino. Sulla palla il numero 10, Ilari. Fischia in questo istante il direttore di gara. C'è un fuorigioco e pertanto ordina il signor Cosseddu una punizione battuta già da Della Pietra. Avanza per la piede Tribelli, poi Orlando, ancora Mazzei, Tommaso Mazzei, che sta disputando un ottimo campionato nelle file del Cassino. Riesce il passaggio a Darbor, poi viene fermato Darbor, fuori gioco. Intanto segnaliamo anche la presenza di una cinquantina di tifosi del Tor Sapienza sugli spalti. Scarso il pubblico di Cassino. Fallo laterale, palla ribattuta. I sostenitori del Tor Sapienza, anche se pochi, si fanno sentire. Darbor cerca di andare via, Tomassi, ancora un fallo laterale, palla fermata, poi Darbor riesce a crossare molto alta, Tribelli di spalla alla porta cerca di liberarsi dall'avversario. Poi si appoggia a De Marchi, De Marchi per Mazzei, giro palla, tentativo di raggiungere Abreu, non vi riesce Mazzei, quindi riparte il Tor Sapienza. Giglio scambia con Abreu, Tribelli, ancora De Marchi, un assedio del Cassino per buona il pallone guadagnato da Darbor, fallo laterale a favore del Cassino. Guadagna il tackle il giocatore del Tor Sapienza. Viene fermato da ancora Tribelli, De Marchi, entra in ritardo Mazzei, battuto da Mazzei appunto la punizione, poi Orlando, Tribelli va via, supera l'avversario, viene rincorso da tre avversari, poi tentativo di cross, ma viene, la palla viene murata dal numero 2 Cannizzo.
Arcione, Cendra, Orlando che vediamo in particolare forma oggi, Mazzei ancora in possesso di palla, spinge il Cassino di petto, controlla Giglio che viene buttato giù senza complimenti, Tribelli, Darbor preferisce appoggiare la palla all'indietro per Orlando, poi ma ancora Mazzeo, cross Mazzeo, tentativo di giro di testa di Giglio anticipato dall'avversario e riparte il Tor Sapienza. Buon intervento di Tomassi, punizione a favore del Cassino, aumenta il ritmo. Anticipato Tribelli, palla fuori, vediamo che il direttore di gara discute con Urbano. Evidentemente c'è stato uno scontro verbale con la decisione dell'arbitro. Va via Mazzei, poi si ripropone con Tribelli, Tribelli supera l'avversario, ne supera un altro, poi perde palla. Battuto il fallo laterale da Mazzei, Carcione, Imperio Carcione, Cendra, Orlando, Abreu, segnala un fuorigioco l'assistente numero 2 del direttore di gara, quindi si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Tor Sapienza. E intanto siamo giunti al 18° del primo tempo qui al Gino Salvedi, 0-0 fra il Cassino e il Tor Sapienza. Di petto controlla la palla Orlandi, poi si propone De Marchi, tentativo di cross di De Marchi non riuscito e riparte il Tor Sapienza. C'è una punizione che è stata commessa da Darbor ai danni del numero 9 Rocchi. Fallo laterale a favore della squadra romana, battuto calcio d'angolo a favore del Tor Sapienza. La squadra del Tor Sapienza ha stravinto un campionato d'eccellenza l'anno scorso, ha cambiato allenatore, alcuni giocatori e si propone in questo campionato difficile di interregionali Serie D quest'anno. Orlando, tutta la squadra del Cassino nella propria metà campo,
respinge Carcione. Siamo giunti a circa la metà del primo tempo. Ancora la squadra romana in attacco. Si propone Cannizzo con numero 2. Poi scambia con il proprio compagno di squadra Panella. E mandano la palla direttamente in out. Orlando in possesso di palla, preferisce scaricare su Imperio, non riesce l'aggancio di Abreu, applaude il compagno Abreu, l'idea era buona. Battuto l'out, cerca di sorprendere Della Pietra, il numero 8, va dagli H, D'Arbor, Abreu, poi Mazzei. E adesso si fanno sentire anche i tifosi del Cassino. Sbaglia il suggerimento Carcione. Giglio che viene caricato alle spalle da un avversario, quindi calcio di punizione a favore del Cassino. Calciato già da Carcione, poi suggerisce per Tribelli e calcio d'angolo a favore del Cassino. Calcio d'angolo corto, cross al centro e la palla che sfiora il palo alla destra del portiere De Angelis, buona l'azione del Cassino. Per poco il Cassino non passa in vantaggio con Abreu. Avevamo avuto l'impressione che avesse segnato Abreu, ma è stato solo un'impressione ottica. Si riparte. Cassino lo vediamo più determinato. Fallo laterale a favore della squadra romana, battuta. Dovidio, poi Cannizzo, serve Tucci, perde palla Tucci. Tribelli, ottimo il suo intervento.
calcio di punizione a favore del Tor Sapienza. Intanto 26 minuti trascorsi all'inizio della gara, 0-0 qui a Gino Salvetti in una, contro il Tor Sapienza, valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie D, girone G. Urbano dà le disposizioni alla squadra, manda in fallo laterale il giocatore Cassini, si tratta di Cintra, e provoca un calcio d'angolo. Battuto, arriva Abreu sul per prima, palla che va fuori, De Marco per Abreu, si libera l'avversario, Abreu va via, punta direttamente verso l'area dell'avversaria, Tribelli, buono il suggerimento e calcio d'angolo. Calcio d'angolo a fuori del Cassino, il terzo calcio d'angolo che battono gli azzurri oggi in maglia bianca. Un buon Cassino, quello che si sta vedendo oggi qui al Gino Salvetti, irradiato da un sole tiepido. Abreu riesce a crossare, su Giglio interviene il portiere De Angelis che blocca. Riparte il Tor Sapienza, fermato Mazzei, fallo laterale fuori del Cassino. Ferma il gioco il direttore di gara Cosseddu, vediamo che sta parlando con Imperio Carcione. C'è una punizione e vediamo che forse addirittura pensavamo ci fossero gli estremi di una munizione, così non è. Ah, no, avevamo visto giusti. Viene ammonito il numero 3, si tratta di Mancini, Daniele Mancini, classe 2002 del Tor Sapienza. Sulla palla lo specialista, capitan Carcione. In tuffo blocca De Angelis. Rimessa in gioco e Mazzei di testa
Orlando va via il numero 4 della squadra romana, viene fermato da Mazzei. Orlando buona la manovra del Torsapienza che finisce qui in fallo laterale. Si riprende Darbor, perde palla a centrocampo Darbor che insiste sul dribbling. Buono la palla guadagnata da Darbor. Centra, poi Darbor, ancora centra, Darbor, palla su tiro di Giglio, potente, murata da un giocatore del Torsapienza. De Marche, Abreu commette fallo su un avversario e precisamente sul Badagliacca, e quindi il direttore di gara ordina un calcio di punizione a favore del Torsapienza. Si riprende con De Angelis. Calcio fallo laterale a favore del Cassino e centra che si incarica dalla ripresa. Abreu, Tribelli che impegna severamente il portiere De Angelis, costretto a deviare in angolo. Battuto. In fuorigioco Mazzei. Quindi nulla di fatto. Fallo laterale a favore dei Verdi. Darbor, poi insiste nel dribbling Tribelli, perde palla, entra in aria un giocatore del Torsapienza, poi si allunga la palla. Abreu per De Marche, c'è un pressing alto da parte del giocatore della squadra romana. Fallo laterale a favore del Torsapienza, pericolo per la porta della Pietra.
si riparte. Cannizzo per il Tor Sapienza, scambia con il centrocampista del compagno di squadra Abreu, guadagna un buon pallone, poi lungo il suggerimento per il compagno di squadra Tribelli. Giglio, buono il suggerimento per Abreu. C'è parso un vistoso fallo ai danni di Abreu, ma il direttore di gare, il signor Cosseddu, non è stato dello stesso avviso. Si riprende. Darbor per Mazzei, poi capitan Carcione. Partita che non sta dando da grandi emozioni, però vediamo un Cassino più deciso a sbloccare il risultato, con un Tor Sapienza che si propone. Fallo laterale a metà del campo a favore del Cassino, battuto Giglio di testa, ancora un fallo laterale a favore della squadra del Cassino, di testa. Mazzei, De Marco, Darbor, va via Tribelli, riesce, guadagna un calcio d'angolo, palla murata da un difensore del Tor Sapienza. Ancora un calcio d'angolo, un momento buono per il Cassino. Battuto, non passa il cross. Punizione a favore del Tor Sapienza. Trentanove minuti e 30 secondi dall'inizio della gara. Vi ricordiamo che qui al Gino Salvetti di Cassino si sta disputando la gara valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie D, Girone G, Cassino, Tor Sapienza. Palla mandata direttamente in out. Punizione ai danni di Giglio, che guadagna un fallo, un calcio di punizione. Il solito Carcione sulla palla, si libera dall'avversario, poi Darbor in aria, De Marco, tiro non preciso, il tiro di Mazzei, palla che va direttamente in out, fallo di fondo. Battuto il per la ripresa di gioco. Darbor guadagna un magnifico pallone,
in anticipo il portiere De Angelis su Abreu, blocca e fa ripartire la manovra del Tor Sapienza. Carcione, Mazzei avanza, palla al piede, il generoso difensore del Cassino, ancora Carcione, buono il suggerimento in aria, Orlando, punizione a favore del Tor Sapienza per fallo di De Marco sull'avversario, nulla di fatto. Si incarica della rimessa in gioco il portiere De Angelis, lo fa in questo istante. Blocca della pietra, fallo su falloso il numero 5, si tratta di Santori su Giglio. No, c'è una punizione di evidentemente ha visto un pallo di sfondamento da parte in attacco da parte di Giglio, quindi già battuto. Mazzei, Abreu ferma di petto, ancora il Tor Sapienza in attacco, Cannizzo, De Marco, Abreu, Abreu per Orlando, gol, c'è rete, rete del Cassino, Cassino in vantaggio, Gino, Cassino in vantaggio. Non sappiamo se è stato Giglio a segnare la rete. Verzo, Verzo, chi ha segnato? Giglio? Chi? Cassino in vantaggio, porta appunto in vantaggio il numero 21, Lorenzo Orlando. E finisce il primo tempo, il primo tempo Cassino in vantaggio con Orlando, il giovane Orlando che ha fulminato da lontano il portiere, il bravo portiere De Angelis. Vediamo che alcuni giocatori del Tor Sapienza vanno a discutere con il direttore di gara, però insomma il Cassino è in vantaggio e questo era necessario. È scaduto tempo perfetto, 45esimo, ci sono delle proteste nei riguardi del signor Cosseddu, però non riusciamo a capire, comunque tutto termina
con una discussione. Sta di fatto che il Cassino conduce per una rete a zero. Sandro Grossi, ex allenatore del Cassino, è una bella 2 anni di fuori dalla città. Fuori regione. No, fuori regione, in regione. Nella regione però, fuori diciamo dalla oggi, zona nostra. Oggi si riposa perché c'è stato un brutto episodio per l'allenatore, insomma. Non, anche se stava a 5 punti dalla vetta, è stato esonerato con un po' di in semifinale in Coppa Italia. Beh, nel calcio si dice, Sandro, che tutti si possono allenatori e giocatori, ma i presidenti no. Ma è normale, si sta sempre con la valigia pronta, no? Pronta. Così si dice Capello. Ma niente, è stata una buona esperienza. Comunque ringrazierò sempre il presidente Valle perché mi ha dato la possibilità di fare anche in eccellenza un calcio vero, perché loro sono strutturati e organizzati. Però è chiaro che non me l'aspettavo, perché stare in semifinale di Coppa Italia, 5 punti dalla prima in classifica, insomma, penso che doveva avere un po' di tempo, anche perché mancavano ancora 20 partite. Però ha preso questa decisione. È chiaro che non ci sono rimasto bene, però non porto rancore nei suoi confronti. Il calcio è questo qua, ha fatto una scelta. Speriamo bene per i ragazzi, perché è una squadra abbastanza seria, ragazzi veramente in gamba. Oggi hanno pareggiato fuori casa. Vediamo che succede. Però non io è cambiato no, per anche. No, è chiaro che voglio dire, sono scelte. Poi il tempo dirà se è giusto o non è giusto. Ma noi capiamo bene l'amarezza. Ah, beh, ci sta. Sì, un po' d'amarezza, però sì, sicuramente. La vita continua. Sandro è giovane, Sandro Grossi è giovane, ha mille panchine ancora davanti. No, ma sicuramente c'è ancora grande entusiasmo dentro di me, c'è grande non voglia ancora. Mancato. Non è questo esonere che mi può far perdere la fame di ancora di andare in campo e di vincere nel calcio, perché ce l'ho nel DNA. Oggi sto qua a Cassino. Che sempre, ecco appunto, Sandro, sempre, volevo dirti sì. Questa. Noi è un piacere averti pure qua ai microfoni di Mediacentro TV e approfittiamo. Siamo un po' ingenerosi in qualche circostanza, però il calcio è fantastico di queste così. Cose. Ecco, oggi un Cassino che ha 21 punti in classifica, non è mischiato, diciamo, però dopo 2 sconfitte consecutive, oggi un successo è augurabile, auspicabile, sì. Insomma. Come lo vedi questo Cassino? Ma niente, io credo che tutto il campionato. Io credo che voglio dire, l'intenzione della società è quella di fare un campionato tranquillo, anche sì. Perché ha dato spazio a molti giovani, sta valorizzando molti ragazzi. Credo che la scelta della società pensi che sia quella giusta. I risultati secondo me sono buoni, perché stare a 21 punti con delle corazzate avanti, insomma, non è facile. Oggi è importante vincere, come è successo adesso. Speriamo che il risultato finisce 1-0, finisce a termine, perché anche se è una partita molto bloccata, difficile, loro pure si stanno difendendo bene. È stata sbloccata proprio a, penso, 5-10 secondi dalla fine, con un bel gol di questo ragazzo 2003, mi sembra, che sì, da fuori area, Orlando. E penso che comunque che Cassino sta facendo un ottimo campionato, e credo che la gente deve essere contenta per quello che sta facendo la squadra, perché è molto giovane. È un girone, sembra che è un girone facile, ma non è così, è un girone difficile. Ci stanno, penso, 6-7 corazzate importanti. E secondo me stanno a far bene, molto bene. Solito signore del calcio, Sandro Grossi, noi lo ringraziamo per la disponibilità che ci ha dato e avremo occasione di rivederci. Che cosa prevedi nel futuro ancora? Immediato no, perché stai impegnato sotto contratto con i Pomezia. No, vabbè, adesso non posso allenare perché andrai fino alla fine. Andrai in giro a vederti? Sì, vado in giro un po' a vedere un po' di partite. Intanto faccio... Approfitto della possibilità che mi hai dato, Gianni, sempre un piacere stare vicino a te, perché abbiamo avuto modo di lavorare insieme, certo. E so che sei una persona eccezionale, di ringraziare intanto tutti i tifosi del Cassino, di augurargli un buon Natale veramente a tutti, perché e alla società, a tutti quanti gli sportivi che ci tengono al Cassino, perché ce l'hanno, io lo so bene che il Cassino ce l'hanno sempre nel cuore, come ce l'ha Sandro Grossi sempre nel cuore il Cassino. E noi li cambiamo? Con affetto a te, alla famiglia e a tutti. Grazie Gianni. E a tuo figlio. E grazie Gianni. Sempre un'emozione stare qua così. Grazie. Ciao, grazie. Ciao.
Abbiamo avuto il piacere di sentire qui Sandro Grossi, scusate la voce rauca, ma oggi è una giornata fra il freddo e che c'è stato in questi giorni, insomma facciamo un po' fatica, però ci siamo, spero che ci siamo fatti capire. Intanto si sta riprendendo per il secondo tempo della gara tra il Cassino e il Tor Sapienza, un Cassino che praticamente conduce per una rete a zero, rete è messa a segno al 45esimo dal giovane Orlando, quindi il Cassino conduce per una rete a zero quando sta per avere inizio il secondo tempo. Tutto è pronto agli ordini del signor Cosseddu, sta a consultare, ecco che inizia il secondo tempo. Il Cassino, entriamo in cronaca diretta direttamente, in attacco con Tribelli, di testa Mazzei, poi libera il numero 5 Santori, De Marchi, palla che va fuori e c'è un fallo laterale a favore degli azzurri, oggi in maglia bianca. Punizione a favore del Tor Sapienza, intanto vediamo che si stanno riscaldando alcuni giocatori, quindi sicuramente ci sarà qualche cambio. Gioco stagna a centrocampo. Stiamo alla ricerca degli strumenti di lavoro, la pinna che non trovo. Ed è incessante i cuori di incitamento da parte dei sostenitori del Tor Sapienza. Si propone il numero 4 Panella in attacco, viene fermato da Mazzei, De Marco poi appoggia la palla in avanti. Della Pietra, Carcione, tre minuti dall'inizio del secondo tempo,
fra il Cassino e il Tor Sapienza. Vi ricordiamo il Cassino vantaggio per una rete a zero, rete messa a segno al 45esimo da Orlando. Gino! Scusatemi per qualche contrattempo, siamo in difficoltà. Non... Rinvio di De Angelis, scusate ancora per qualche problema che abbiamo avuto di ordine tecnico, ma proseguiamo nella nostra telecronica. Abreu, per Tribelli si è sbloccato il Cassino, adesso sicuramente vedremo un gioco più fluido. Intanto si stanno riscaldando i giocatori del Cassino, la panchina composta da Tranico, Corocchio, Negro, Magliulo, Camara, Mieleo, Drin, Reali e Lombardi. Vi ricordiamo che Lombardi è il giovane classe 99 che è stato dato in prestito ad Arce, però evidentemente c'è stato qualche problema di ambientamento e ha preferito ritornare qui agli ordini di Urbano, che ha dato il suo assenso, dato la bravura di questo giovane che comunque può venire utile al Cassino. Adesso il Tor Sapienza si fa più incisivo. In attacco il Cassino, Darbor cerca di crossare. Un mistero. Bene. C'è un primo cambio nelle file del Tor Sapienza, entra il numero 16 Minelli, il numero 15 scusate Marra, e vediamo che il giocatore sostituito è stato dall'altra parte del campo. Adesso vi diremo di chi si tratta. In attacco il Tor Sapienza. Si riprende De Marco. Libera l'area a Corcione.
sostituzione nelle file del Tor Sapienza, entra con il numero 15 Marra e viene sostituito il numero 7 Tucci. Libera d'Arbor, ancora il Tor Sapienza in attacco, si difende il Cassino con molto ordine e siamo giunti al nono minuto del secondo tempo. Vi ricordiamo che qui a Gino Salvetti il Cassino è in vantaggio, buona l'azione di De Marco. Insistente l'attacco del Tor Sapienza che vuole giungere al pareggio. Della Pietra blocca la palla, si ripropone il Cassino con D'Arbor, Giglio, D'Arbor gira la palla per De Marco, Murata, il passaggio murato di De Marco, c'è ancora un cambio nelle file del Cassino. Sostituzione nelle file del Cassino, esce Francesco De Marco sostituito dal numero 4 Cocorocchio. Quindi un difensore con un altro difensore, probabilmente avrà accusato qualche fastidio De Marco. Si accende una discussione al cospetto del signor Cosseddu. Stabilito la calma fra i giocatori. Si riprende. Undici minuti e 55 secondi qui al Gino Salvetti. 1-0 per il Cassino. Gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie D, Girone G, Cassino Tor Sapienza. Si fa più insistente la manovra del Tor Sapienza. La gara viene controllata senza ansie. Ancora un buon passaggio Giglio, guadagna un ottimo pallone, generoso la sua gara, impegna severamente, poi riesce addirittura a crossare, poi D'Arbor, Cocorocchio entra con un leggero ritardo D'Arbor. E come avevamo previsto, il Cassino dopo il vantaggio, è chiaro che il Tor Sapienza lascia qualche varco in più perché deve recuperare, ne approfitta il Cassino con una bella manovra per riproporsi in attacco e sfiorare il raddoppio. Mazzei, Tribelli di testa, in vantaggio Carcione,
punizione a favore del capitano del Cassino, quindi si ripartirà con una punizione appunto a favore del Cassino. Importanti questi tre punti per il Cassino per tante ragioni. Intanto si porterebbe a 24 punti, buon punteggio per, e manca ancora una partita per la classifica. Cassino in attacco, Tribelli si invola, punta sull'avversario, poi cingischia e perde palla, la riguadagna il numero 6 Dovidio. In attacco Dovidio, poi ferma, centra, libera Mazzei. Ancora centra Giglio di petto, Tribelli, scambio con Tribelli. D'Arbor, Tribelli, Cocorocchio. Ancora D'Arbor e adesso anche un bel fraseggio fra i giocatori del Cassino. Carcione, peccato, un rimballo aveva favorito Tribelli, poi la palla spizza per terra. C'è un fallo laterale a favore del Cassino. Cassino in attacco. Punizione questa volta per fallo sul numero 15 Marra da parte di un giocatore del Cassino. Si riprende con De Angelis. Cocorocchio in anticipo sul numero 11 Ilari. Cocorocchio poi viene letteralmente catapultato a terra, fallo ai danni di Cristian Cocorocchio, quindi calcio di punizione a favore del Cassino. Carcione, Mazzei in passaggio in linee orizzontali, centra, preferisce dare la palla si riprende con un fallo laterale a favore del Cassino. Mazzei, in anticipo capitan centra, scusate, libera l'area, poi è Marra, si appoggia al numero 2 Cannizzo per il Torsapienza. In attacco il Torsapienza, libera capitan Carcione. Attenzione in area, libera definitivamente Orlandi, autore della rete che ha portato in vantaggio il Cassino. Cassino deve cercare di tenere fuori dall'area gli avversari. Punizione su centra, punizione che tanto fa respirare la difesa del Cassino, assediata ma senza nessun pericolo evidente. Si stende la squadra di Urbano in avanti,
e cerchiamo e speriamo che riesce a trovare lo spunto per la seconda rete in modo tale da poter chiudere il risultato che garantirebbe appunto i tre punti a favore della squadra azzurra. Fallo laterale a favore del Cassino. Dopo due sconfitte è chiaro che ci sono problemi di autostima e oggi dobbiamo dire che il lavoro espletato da mister Urbano sta portando i suoi frutti. Non dimentichiamo che questo Cassino imbottito di giovani interessanti ma pur sempre giovani, e ci riferiamo in modo particolare a Tribelli, a Orlando, a De Marco, a Cocorocchio, un calcio d'angolo fuori del Cassino. Anche Giglio, Antonio Giglio, ottima la sua gara oggi, generosa. Colpo di testa da parte di un giocatore del Tor Sapienza, palla che va a sfiorare la traversa della porta difesa da Della Pietra. A terra proprio Giglio, vengono chiamati i sanitari del Cassino, vediamo che il massaggiatore entra in campo per portare soccorso appunto a Giglio. ...21 minuti, è chiaro che si recupererà, si rialza Giglio, meno male, nulla di importante, come da regolamento devi uscire fuori dal rettangolo di gioco per poi farsi autorizzare al direttore di gara per il rientro. 21 minuti e 34 secondi dall'inizio del secondo tempo, Cassino in vantaggio per una rete a zero. Manovra Dovidio per il Tor Sapienza, D'Arbor, fallo laterale, palla che è stata intercettata fuori dal rettangolo di gioco. E rientra anche l'Antonio Giglio, applaudito dai tifosi. Numero 9 in attacco, si tratta di Rocchi, costringe difensore del Cassino a mandare in calcio d'angolo la palla. Calcio d'angolo a favore del Tor Sapienza, battuto e Giglio che devia, poi c'è un fallo ai danni di un giocatore del Cassino. C'è una discussione fra Giglio che va a dividere e il numero 6 Dovidio.
Attenzione, è importante. Abbiamo gli uomini contati e non bisogna incorrere assolutamente. Ed ecco, condizione, la presenza di Giglio che dà sicurezza. Manda fuori Dovidio. C'è ancora una sostituzione. Dovrebbe uscire il numero 11. Vediamo con chi viene. Chiaramente nel Torsapienza. Palla che va fuori. Ed ecco il cambio, vediamo un attimino chi esce, il numero 11 ed entra il numero 18. Sostituzioni nelle file del Torsapienza, esce il col numero 11 Montesi ed entra col numero 18 Di Giovanni. C'è una munizione per fallo su Tribelli del numero 15. Marra. Sulla palla Carcione. È chiaro che con un'eventuale sconfitta il Torsapienza aggraverebbe ancora di più la sua posizione in classifica. Sulla palla Imperio Carcione, capitano del Cassino. Spizza la palla che va direttamente in... No, viene evitato il calcio d'angolo. Tribelli. Cross al centro, Tribelli. Conclusione da parte di Cindra, che però trova la schiena di un avversario. Fallo su numero 9 Rocchi. ...27 minuti e 20 secondi del secondo tempo. Cassino Torsapienza in vantaggio, il Cassino per una rete a zero, rete messa a segno da Orlando, punizione già battuta, va direttamente in out. Forse ci sarà un ulteriore cambio nelle file del Cassino. Si tratta di Camara, libera Cindra. E vediamo il buon Benito Coppola che si sta portando a centrocampo per chiamare la sostituzione. Vediamo di chi si tratta naturalmente. Si fa più insistente la manovra in attacco del Torsapienza, ma ci sembra normalissimo.
Mazzei. Viene spintonato Giglio alle spalle. Avrà preso una ventina di punizioni a favore Giglio. Ecco la sostituzione. Esce Giglio. Applausi per Giglio. Viene sostituito Antonio Giglio, entra al suo posto Camarà col numero 14. Nelle file del Tor Sapienza una sostituzione, entra col numero 16 Minelli ed esce il numero 10 Ilari. Buona la prova di Antonio Giglio, che ha dato il suo apporto. Calcio d'angolo a foro del Cassino. Tribelli dalla bandierina. D'Arbor gira di testa la palla, ottimo questo schema, c'entra, gira di testa, per poco non raddoppia per il Cassino. Rimessa da parte del portiere De Angelis. Cocorocchio c'entra con calma, palla che va fuori. Cristian Cocorocchio si incarica della ripresa del gioco. Tribelli gira di testa Abreu. Non difficile la parata di De Angelis. Cocorocchio. Fallo laterale a favore del Tor Sapienza, si accende la gara man mano che passano i minuti, chiaramente. Fallo laterale a favore del Cassino. Batte Cocorocchio. Mazzei. Ancora Mazzei. Poi Mancini per il Tor Sapienza. D'Arbor guadagna un'ottima palla. Fallo laterale a favore del Cassino. Cocorocchio. Abreu, Cocorocchio, salta l'avversario, riesce a crossare al centro, devia la palla ma tocca male. Il giovane Orlando, autore della rete del vantaggio per il Cassino. Santori.
Mazzei in fallo laterale. Libera capitan Carcione. Fallo laterale a favore del Tor Sapienza. All'indietro per De Angelis, Abreu, per poco non colpo di testa di Tomassi. E fallo laterale a favore del Tor Sapienza. Se ne incarica Cannizzo. Mazzei è un lottatore. Ha segnato un fallo, una punizione a favore del Tor Sapienza. Punizione ai danni di Cindra. Resta a terra il generoso giocatore del Cassino, ma non si tratta di nulla di grave. Vediamo che si sta rialzando Luca Della Pietra. Fallo laterale a favore del Cassino, ancora un fallo laterale e siamo giunti al 36esimo, 9 minuti al termine, poi chiaramente ci sarà anche il recupero. Buona possibilità, palla che viene murata dal numero 5 Santori su una conclusione potente da parte di Abreu sulla bandierina Tribelli. Colpo di testa, ancora libera un difensore del Tor Sapienza. Fallo laterale, Tribelli pensavo fosse del Cassino, invece battuto. Manovra di Giovanni. Abreu, buona la possibilità per Camarà, impegna severamente De Angelis. Immensa la gara di Darbor. Tribelli centra, Darbor va via, Darbor si incunea fra la difesa del Tor Sapienza, poi viene fermato. Cassino in attacco, lungo il suggerimento per Abreu. In attacco la squadra romana, libera capita Carcione, ancora capita Carcione, Darbor manda in fallo laterale, intensa questo scorcio di partita. Si stanno giocando, entrambe le squadre capiscono che il risultato è importantissimo. Entra in aria
Cannizzo simula un presunto rigore, ma l'arbitro, che era a due passi, di avviso contrario. Poi fallo laterale a favore del Cassino. 6 minuti al termine della gara, c'è ancora un reale. Dovrebbe entrare per il Cassino Reale ed esce il numero 21 e 32. Esce 21, sì, sì. 32. Sostituzioni nelle file del Cassino, entra col numero 32 Federico Reali, che va a sostituire il numero 21 Lorenzo Orlando, autore della rete del vantaggio del Cassino. Ha speso moltissimo il giovane Orlando. Lottatore d'Arbor Camarà, eccolo Reale, appoggia la palla, ancora in vita Reale. Era Tiribel l'autore del tiro su suggerimento di Camarà d'Arbor. Camarà, Tribelli, preferisce scaricare su d'Arbor, lascia proseguire il direttore di gara, si ripropone il Tor Sapienza. Viene trattenuto per la maglia il numero 9 Rocchi, punizione a favore del 14, entra 8. Entra col numero 14 il Tor Sapienza, Galli al posto del numero 8 Bagagliacca. Tre minuti al termine della gara, ricordiamo che il Cassino è in vantaggio per una rete al 0, rete messa a segno al 25, al 45esimo del primo tempo da Orlando. Bello il secondo tempo, Tribelli ancora sulla palla, va in sovrapposizione Cocorocchio, Tribelli riesce a crossare, palla che va direttamente in calcio d'angolo. C'è ancora, ci sarà una sostituzione, si tratta del giovane Magliulo. E vediamo con chi verrà sostituito. Non entra il segno. Battuto il calcio d'angolo. Centra. Si porta sulla bandierina, centra. E ottiene un... no, nulla. C'è un fallo di fondo ed ecco la sostituzione, entrerà Negro
per il Cassino. Vediamo chi esce. Chi esce nelle file del Cassino? Tribelli. Cassino sostituisce Tribelli con numero 10 ed entra col numero 6 Negro. Quattro minuti di recupero. Ancora quattro minuti di sofferenza per il Cassino per portare a casa l'intera posta in palio. Punizione a favore del Cassino. Fallo su Abreu, viene ammonito. E adesso ci sarà anche l'esordio del rientrante Lombardi. Ci fa piacere per il ragazzo. Battuto il calcio di punizione. Cassino in attacco. Calcio d'angolo a favore del Cassino. Reale. Ed ecco la sostituzione per il Cassino. Entra Lombardi. Dovrebbe entrare, vediamo con chi uscirà. Esce col numero 90, entra col numero 92 Lombardi ed esce il numero 11 Abreu. Sostituisce col numero 99 Lombardi il numero 11 Abreu. Va direttamente sulla bandierina. Corto il calcio d'angolo reale. Ottiene un fallo laterale. Bisogna riconoscere che questo Torsapienza non è stato mai domo, ha cercato di recuperare il risultato. Ed eccolo Lombardi. Fallo di fondo. Due minuti scarsi al termine della gara. Ricordiamo che Cassino è in vantaggio qui a Gino Salvetti per una rete a zero, rete messa a segno da Orlando, al 45esimo del primo tempo. Cocorocchio va a chiudere l'iniziativa del numero 4, Panella riesce a crossare, Reali, perde palla Reali, poi la riguadagna a centrocampo. Ancora un capovolgimento di fronte in attacco, il Torsapienza sono le ultime battute. Entra in aria, meno male, sporca la palla alla deviazione. Pericolo per la porta di della Pietra. Contropiede, 3 contro 3. Ed eccolo Lombardi. Punizione ai danni di Lombardo. E
e al nostro cronometro praticamente la gara è terminata. Penso che dopo questa punizione il bravo signor Cosseddu fischierà, darà corso al triplo fischio finale. E finisce la gara, il Cassino si aggiudica l'intera posta in palio. Cassino che ed eccoci qua, è terminata la gara con il Tor Sapienza in compagnia del mister Claudio Solimina, a cui chiediamo una sua impressione a prescindere dal risultato, insomma, che pare che sia stata discussa un attimino il gol al momento, sì, della realizzazione. Sì, sì, diciamo che i ragazzi mi hanno detto che è stato un netto fallo di mano sul tiro in porta, un netto fallo di mano di Giglio, e quindi c'è stata questa deviazione e il portiere non ci è arrivato. Però è anche vero che a 30 secondi alla fine del primo tempo, quando la partita era stata gestita in maniera buona, non puoi prendere un gol a 30 secondi alla fine del primo tempo. La partita è stata una partita equilibrata. Diciamo che purtroppo ci stiamo portando dietro dei strascichi importanti. Non voglio che sia un alibi, però questa è una squadra che senza 3-4 giocatori diventa un po' difficile. Siamo riusciti un attimino a prepararla bene, sapevamo dove andarli a prendere, ci eravamo riusciti abbastanza bene. Però purtroppo quel gol a 30 secondi alla fine ci ha un attimino tagliato le gambe, e poi il secondo tempo ho visto una buonissima reazione della squadra che ha provato ad andare a prendere il risultato, ci è andata vicino un paio di volte, soprattutto alla fine con un tiro ribattuto davanti alla porta. Però purtroppo questo è un momento che ci gira un po' storto, però non posso, sotto il livello della prestazione, dell'attenzione e del carattere, sono abbastanza contento e fiducioso. Condividiamo pienamente la sua analisi, anche perché abbiamo visto di peggio qua, intendo come squadra, insomma, abbiamo visto di peggio, quindi grazie. Devo dire la verità, la squadra si è espressa, ha cercato, ha avuto la voglia, aveva la voglia, la volontà, la determinazione, anche la cattiveria agonistica per riequilibrare il risultato. Sì, è vero, ti dico subito che noi giocavamo con il terzino destro, che è un centrocampista, il Dovidio, che è un altro centrocampista, il terzino sinistro 2002 è un centrocampista. Diciamo che come ruolo difensore c'era solo Santori, e poi il resto era tutto quello che c'era rimasto. È vero quello che hai detto te, abbiamo approcciato bene a questa partita, abbiamo rischiato poco e niente, abbiamo provato a riprenderla, non ci siamo riusciti. E poi in questo momento il minimo errore veniamo penalizzati, però come ho detto prima grazie per i complimenti che ci hai fatto, perché hai visto di peggio, quindi vuol dire che noi abbiamo fatto una buona figura e su questo sono contento, e noi dobbiamo lavorare su questo, perché il campionato è lungo, domenica ci abbiamo una partita. Mancano 21 partite. Sì, no, ma domenica ci abbiamo un crocevia importante, abbiamo uno scontro con Lanusa in casa, recuperiamo sicuramente 2-3 giocatori importanti per noi, quindi sicuramente sarà una squadra diversa, però no, l'approccio, la cattiveria, la determinazione non ci deve mancare in questo momento. Dobbiamo sicuramente essere un attimino un po' più cattivi davanti, perché a volte siamo un po' superficiali su certe giocate, e una squadra che si deve salvare bisogna che lì davanti dobbiamo essere un po' più cattivi. Allora mister, auguri. Grazie. Per Natale, auguri per la sua squadra. Grazie. E ci vediamo a fine anno, vediamo un po', facciamo le conclusioni. Grazie. Buon anno, arrivederci, buon Natale. Buon anno. In viso tanta stanchezza, ma anche tanta serenità. Sono arrivati 3 punti, una settimana dove ha lavorato in maniera eccellente, ma con alcuni rientri, visto che domenica effettivamente l'Under 18 forse andava meglio, nel senso che ci mancavano troppi elementi. Sì, ma domenica scorsa, ripartiamo da lì, insomma, ci sono state diverse cose che sono successe contemporaneamente: squalifica di Darbo, infortunio di Della Pietra, infortunio di Ricamato.
e questo purtroppo, avendo la rosa che abbiamo noi, sono stato costretto a modificare un pochettino l'assetto base, e qualche giocatore ha giocato anche in, si è adattato a fare dei ruoli che ultimamente non facevano, vedi Carcione che è ritornato a centrocampo, vedi lo stesso Centra. Oggi abbiamo rimesso in campo una squadra con una fisionomia, secondo me, con due attaccanti centrali, Giglio e Abreu, è ritornato in mezzo al campo D'Arbor, che è importante per noi, e poi Carcione che è ritornato, e Centra che sono ritornati in difesa, quindi la squadra sicuramente aveva la fisionomia giusta, la fisionomia con cui abbiamo lavorato dall'inizio della stagione ad oggi. I tre punti di oggi secondo me sono importantissimi, anche soprattutto sotto per la classifica, perché noi dobbiamo sempre mettere la classifica davanti al primo posto delle nostre priorità, ma anche per il morale dei ragazzi, perché io oggi prima della partita avevo detto ai ragazzi che in questa fase di transizione di mercato c'erano stati degli abbandoni, che però oggi con l'innesto di Giglio al posto di Prisco, secondo me abbiamo ritrovato il nostro assetto, l'assetto che ci porterà a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Ora siamo fiduciosi per questa fine di campionato, abbiamo una settimana ancora per andarci a giocare la nostra onesta partita a Torre del Greco, dove sicuramente non andremo a fare la vittima predestinata, ci andremo a giocare la nostra partita con la consapevolezza che incontriamo una corazzata. E la cosa importante, ecco, è aver recuperato diversi giocatori. Ricamato difficilmente potrà essere a disposizione per domenica prossima, e alla fine vedremo, insomma. Intanto oggi godiamoci questa vittoria, questi tre punti che secondo me sono di fondamentale importanza. Mister, il ritorno di Giglio, c'era qualche perplessità nei tifosi, eccetera, però devo riconoscere, insomma, che è stata una mossa azzeccata a prescindere, insomma, dalla, diciamo così, dall'aspetto della gara, per quello che ha dato moltissimo. Ma la volontà di rendersi utile a questa squadra e aiutare i compagni di squadra, i giovani, insomma, è importante, Giglio. Ma noi, avendo perso Umberto Prisco, che aveva queste caratteristiche, quelle che ha pure Antonio Giglio, avevamo la necessità, perché se sia Breu che Tribelli, quando sono schierati in avanti, non ti danno quel peso necessario per far salire la squadra, hanno altre caratteristiche. Con Antonio io ci ho parlato domenica scorsa per telefono e gli ho detto di che cosa avevamo bisogno noi. Poi ci siamo visti lunedì, quando è venuto qui, ha firmato, abbiamo parlato prima io e lui, e gli ho fatto capire quello che era il ruolo che lui doveva ricoprire in questa squadra, essere un punto di riferimento sotto l'aspetto tecnico per me e per i propri compagni, ma soprattutto un punto di riferimento a livello di esperienza, di professionalità per tutti questi ragazzi molto giovani. Devo dire che Antonio è stato molto contento di ritornare e credo che abbia, no credo, sono convinto che abbia sposato questo tipo di ruolo al 100%, perché l'ho visto in settimana come si è allenato, come si è posto nei confronti dei propri compagni, soprattutto di quelli più giovani. Poi le qualità tecniche, le caratteristiche tecniche di Antonio. Antonio è uno che ha fatto sempre gol, che ha fatto sempre il suo lavoro là davanti, si è sempre sudata la pagnotta, e quindi per noi è il giocatore che ci serviva per proseguire questo cammino da qui fino alla fine del campionato. 24 punti in classifica, un bel bottino, devo dire, devo riconoscere, perché insomma 24 punti non sono pochi. A tre punti mi dicevano dai playoff, ma non guardiamo davanti, guardiamo indietro, perché bisogna stare sempre attenti, visto che l'obiettivo del Cassino è la salvezza. Tranquilla, ma è la salvezza. Sì, domenica scorsa io infatti avevo detto che mancavano 19 partite, però chiaramente era dopo un'intervista dopo la partita di domenica scorsa, dove mancava un giocatore con le caratteristiche di Antonio, Giglio, e quindi ribadisco quello che ho detto. Noi abbiamo 24 punti in classifica, tutti meritati da parte di questi ragazzi che stanno facendo veramente molto bene. Abbiamo 7 punti, mi sembra, sulla sest'ultima, e siamo a 3 punti dalla zona playoff. Noi dobbiamo guardare partita dopo partita. È chiaro che oggi io
guardo avanti con più entusiasmo e con più fiducia, perché a breve, non per domenica prossima, recupereremo anche Ricamato, che nell'ultimo mese non ha giocato mai per noi, e per la squadra come la nostra Vincenzo e Darbolo sono giocatori fondamentali, come lo sono un po' tutti quanti, e quindi secondo me noi nel girone di ritorno potremo anche porci l'obiettivo di migliorarci, cosa che non sarà facile, però da qui intanto pensiamo alla partita di domenica prossima, che ci dà la possibilità quantomeno sulla carta di mettere qualche punto ancora in classifica. Poi ci sarà la sosta natalizia e ricominceremo a lavorare come abbiamo lavorato dall'inizio, avendo dei principi di gioco chiari e con i giocatori al posto giusto. Mister, facciamo, diciamo così, quello che sarà il programma nei prossimi 20 giorni. Quindi la partita sta settimana si lavorerà in modo normale, tranquillo. Sì. Poi come che è previsto per il periodo natalizio, il rientro, sì, e gli allenamenti? Allora, questa settimana sarà una settimana tipo, quindi ci riprenderemo gli allenamenti tranquillamente martedì prossimo, per poi arrivare a sabato mattina a rifinitura e partita di domenica a Torre del Greco. Poi dopo la partita di Torre del Greco romperemo le righe e ci rivedremo il 27, 28, 29 e 30 ci alleneremo, 31 e 1 libero, per poi riprendere il 2 perché il 5 c'è la gara a Portici l'altra, allora, partita. Approfittiamo a fare auguri ai tifosi e a tutti quelli che ti seguono, che ci seguono. Sì, 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 se è l'ultima intervista che facciamo da qui prima di Natale, io auguro veramente un felice Natale, un sereno Natale a tutta la nostra tifoseria, a tutti gli addetti ai lavori, a tutte quelle persone che lavorano anche in ombra, diciamo, che sono dietro a quello che ci mettono meno la faccia di quelle che possono essere i calciatori, i magazzinieri, il segretario, Berzotto, tutta questa gente qua che sono Antonio Lillo, sono tutte persone che aiutano a portare avanti questo discorso settimana dopo settimana. E alla società che alla fine è quella che fa i sacrifici e che porta avanti questa situazione dall'inizio dell'anno, e quindi auguro a tutti veramente di passare un felice Natale e poi ritrovarci con l'anno nuovo con rinnovato entusiasmo, proprio per ripartire bene come dobbiamo cercare di finire, perché manca ancora una partita, io ribadisco, ma non è per presunzione o per che cosa, noi domenica ce l'andiamo a giocare come abbiamo sempre fatto, con la consapevolezza che incontriamo una corazzata e che sarà difficile da fermare, però noi non regaliamo niente a nessuno, come è giusto che sia. Grazie, noi gli auguri ce li faremo personalmente. Avremo modo di farceli personalmente. Bene, grazie, grazie. Antonio Gillo, un rientro voluto dall'intera dirigenza, con la benedizione del mister Urbano, e già da oggi, insomma, si è visto che tu il Cassino lo senti in maniera particolare. Sì, è vero, è una maglia che dove ho giocato, non mi sono mai innamorato come mi sono innamorato di questa maglia, è vero. E non c'è regalo più bello di Natale che ritornare a Cassino. E poi con un gol, perché dobbiamo precisare questo aspetto della gara. In un primo momento io ho sempre detto durante la gara che il gol apparteneva ad Orlando, però attenzione, la postazione mia, insomma, un po' lontana, poi in quella mischia, insomma, è stato un po'... Però nessuno mi aveva smentito fino a quel momento lì. Mi fa piacere che, insomma, sei stato tu l'autore della rete, perché è importante per te, è importante per la squadra, l'autostima, tutto un discorso. Ti abbiamo visto, insomma, quei vecchi tempi, no? Andare a discutere con l'arbitro, difendere qualche giovanotto in mezzo al campo, compagno di squadra, è importante. Certo, fa parte del mio carattere, purtroppo. E per quanto riguarda il gol, la palla stava uscendo, l'ho deviata, è giusto che mi prenda il gol. Sono i gol che faceva Pippo Inzaghi. Allora, ha vinto praticamente il Cassino una rete a zero, rete di Antonio Gilla, 45esimo del primo tempo, giusto? Esordio più bello, non poteva starci. Allora Antonio, domenica accendiamo solamente, a me fa felice in modo particolare questa tua prestazione, è stata ottima, quindi niente da dire. Domenica andiamo a rendere visita alla Turris.
le partite vanno giocate, insomma, anche perché vedo che la Turris vince, ma subisce anche parecchi gol. Certo, nel calcio, anche se fai una squadra di tanti nomi, non è mai facile vincere. Vedi anche il girone H, Taranto che spende tantissimi soldi, sta a 10 punti dalla prima. Sarebbe facile, no? Cacciare i soldi e vincere. E vincere campione, invece non è così. Noi siamo una squadra giovane, sono contentissimo veramente perché mi diverto. Non mi divertivo così da quando forse me ne sono andato da Cassino. Però dai, sono fiducioso, andiamo a Torre del Greco, ci giochiamo la partita, certo, a viso aperto. Certo. Grazie Antonio, auguri ancora per il tuo gol, per il rientro a Cassino e speriamo che tu abbia quella serenità per portare questa squadra a quello che è stato l'obiettivo dal primo giorno, cioè la salvezza. Certo, certo, grazie mille anche a voi. I nuovi progetti sono sfide che ci appassionano e che ogni giorno ascoltiamo e condividiamo. Sono la nuova casa dove far nascere una famiglia. Sono percorsi di vita da mettere al sicuro. Sono le esigenze del nostro territorio che accogliamo ogni giorno. Dal 1955, solidità, fiducia, innovazione sono i valori che condividiamo con la nostra comunità, i clienti e i soci, con chi insieme a noi fa impresa e costruisce il futuro. Abbiamo visto i sogni rinascere e diventare realtà. Dal 1955 siamo Banca Popolare leader del territorio. Una banca solida che cresce ogni giorno. Banca Popolare del Cassinate. Facciamo crescere valori.